benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Telestense. A Ferrara i negozi riapriranno lunedì prossimo, l'11 maggio, anticipando così la scelta del governo che prevedeva l'apertura dei negozi il 18 di maggio, fra due lunedì. Ad annunciarlo è stato il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri, che specifica: vogliamo dare fiducia ai ferraresi e respiro alle tante realtà commerciali che rischiano di uscire in ginocchio da questo lockdown, ha detto il primo cittadino. Ho preparato un'ordinanza che così permetterà ai negozi di prodotti non alimentari di aprire già da lunedì 11 maggio e di riprendere la vendita, rispettando ovviamente tutte le norme di sicurezza sanitaria previste per gli esercizi commerciali già aperti, ha detto Fabbri, il quale ritiene sbagliato penalizzare alcune categorie merceologiche rispetto ad altre e dice: siamo certi che i ferraresi sapranno gestire nel migliore dei modi questa opportunità, ha detto il primo cittadino. E nell'ordinanza il sindaco indica una serie di prescrizioni, di comportamenti da rispettare per garantire la massima sicurezza sanitaria per i cittadini e per i negozianti. E sempre il sindaco nelle ultime ore ha annunciato una manovra che consentirà di stanziare complessivamente 1,5 milioni di euro a fondo perduto per i titolari delle attività costrette ad abbassare la saracinesca durante il lockdown. La cifra potrà essere spesa per qualsiasi esigenza, aggiunge Alan Fabbri, per gli affitti, per le bollette o qualsiasi altro elemento che pesa come un macigno in questa fase di inattività, ha detto il primo cittadino. Il bonus economico si aggiunge ad una serie di interventi da 8 milioni di euro che il comune di Ferrara ha messo in campo per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Per due settimane, il tempo della fase 2, la prefettura sarà impegnata nei controlli della sicurezza sia sui luoghi di lavoro sia anche in altre attività, e lo farà attraverso servizi di monitoraggio di squadre miste con, oltre alle forze dell'ordine, anche i vigili del fuoco, l'ispettorato del lavoro e l'azienda USL di Ferrara. Ieri intanto sono state zero le sanzioni sulle oltre 700 persone controllate, ma sentiamo in questo servizio appunto come saranno i controlli nelle aziende in questa fase 2. Dal controllo dei codici Ateco, che permettevano alle aziende di lavorare nella fase 1, alla sorveglianza in ambito di sicurezza sul lavoro, sarà questo il ruolo principale delle prefetture in questi 15 giorni di fase 2 dell'emergenza coronavirus. Da lunedì 4 marzo a Ferrara e provincia hanno riaperto il 30% in più delle imprese e ora al lavoro c'è il 75-80% delle imprese iscritte alla Camera di Commercio di Ferrara. Nella fase 1 la prefettura, su 2.245 imprese al lavoro, aveva sospeso l'attività a 50 imprese ferraresi perché non ottemperanti al codice Ateco, soprattutto nel settore della meccanica. Ora che non occorre più la comunicazione, il ruolo dei prefetti è quello di controllare che vengano rispettati i protocolli in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. In buona sostanza, i prefetti sono stati invitati a pianificare una serie di controlli sul territorio in provincia di Ferrara che riguarderanno tutti i comparti, ovviamente quelli maggiormente esposti rispetto al pericolo di possibili violazioni alle misure di sicurezza per i lavoratori. Allora noi abbiamo costituito un sistema di squadra, un meccanismo di controlli con squadre miste. Ci saranno, cioè, appunto, questi operatori composti da ovviamente personale altamente specializzato dell'ispettorato del lavoro, dei vigili del fuoco e dell'azienda sanitaria locale da una parte, e dall'altra parte da arma dei carabinieri, che hanno avviato praticamente già dalla giornata di ieri controlli a tappeto mirati esattamente, espressamente, a verificare che i famosi protocolli sottoscritti il 24 di aprile scorso dal governo con le parti sociali in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, quei protocolli ovviamente vengano rispettati dagli imprenditori. Il che cosa significa? Significa utilizzo dei DPI e dispositivi individuali di protezione,
ma anche tutte quelle altre misure, tutte quelle altre accortezze che garantiscano che i processi lavorativi si svolgano assolutamente in condizioni di grande e serena regolarità per tutti quanti, non soltanto per l'imprenditore, ma anche per la manodopera, anche per gli operatori, per i lavoratori. Abbiamo cominciato con alcuni settori, privilegiando evidentemente i settori più esposti, che sono quelli della logistica, che sono quelli del settore metalmeccanico e quelli dell'edilizia, ecco, da parte del settore del commercio. Quindi su questi settori, ovviamente per la parte del commercio al dettaglio, che in questo momento è aperto, quindi sostanzialmente ipermercati, eccetera, eccetera. In questi settori sono partiti dalla giornata di ieri i controlli, ovviamente anche in questo caso con una regola che per certi versi, come si dice, mutatis mutandis, analoga a quella dei controlli fatti per strada con i cittadini. Ma ripeto, con l'esigenza del contemperamento del principio del rispetto della libertà d'impresa, ma anzitutto del rispetto della salubrità degli ambienti di lavoro. E sono state completate da parte degli uffici dell'INPS dell'Emilia-Romagna le autorizzazioni delle casse integrazioni in deroga trasmesse dalla Regione nel corso di aprile scorso. A fronte di quasi 8.000 istanze pervenute, ne sono state autorizzate 7.249, ovvero poco più del 90% del totale. Le posizioni residue sono non autorizzate, sono riferibili essenzialmente a istanze duplicate o relative ad aziende che non sono destinate alla deroga. L'amministrazione regionale ha deliberato a fine mese più di 10.895 istanze riferite a un totale di più di 27.600 lavoratori, il cui flusso telematico è già preso in carico dagli uffici provinciali dell'INPS per la loro lavorazione, e con riferimento alla cassa integrazione ordinaria delle 26.383 istanze pervenute ne sono state autorizzate il 92%, e gli ammortizzatori sociali riferibili alla causale Covid hanno già generato in regione mandati di pagamento per quasi 15.900 lavoratori. E salgono a 10 invece a Ferrara i mercati con appuntamento settimanale allestiti all'aperto per la vendita di prodotti alimentari e agricoli riattivati in città. Dopo il via libera alla riapertura delle aree verdi, domani giovedì è annunciata la riapertura del mercato dell'acquedotto dalle 7.30 alle 13.30. Sullo spiazzo che circonda l'acquedotto monumentale saranno disponibili 20 banchi cibo e prodotti agricoli e alimentari di produttori ed esercenti del commercio. Dopo i sopralluoghi per la predisposizione dell'area, è stata confermata anche per sabato prossimo, il 9 maggio, invece, la riapertura del mercato di Viale Krasnodar, sempre con orario dalle 7.30 alle 13.30. La foto che vedete è riferito al mercato di San Giovanni, che è stato il primo, uno dei primi ad aprire appunto in questa fase 2. Tutte le aree mercatali sono dotate dei presidi di tutela dell'emergenza, ovvero spazi perimetrati, varchi presidiati dai volontari, e per tutti gli utenti dei mercati resta l'obbligo di rispettare le distanze e soprattutto l'utilizzo di mascherine e guanti di protezione. E c'è bisogno di normalità, è quello che dichiarano diversi esercenti di bar e ristoranti ferraresi, che sperano in una ripartenza dopo l'avvio della fase 2. Abbiamo intervistato Mauro Paganelli, che è titolare di uno storico bar del centro di Ferrara. Sentiamo allora questa intervista e le sue richieste. Da oggi avete ufficializzato, diciamo, la sport, la gente può entrare direttamente al bar. Ecco, ci racconti cosa è cambiato dai giorni scorsi ad oggi. Sì, se a differenza dei giorni precedenti, nel quale noi consegnavamo un prodotto ordinato dal cliente in un modo telefonico, con un'email o qualcosa, da oggi vendiamo un prodotto per l'asporto, cioè un cliente può entrare, uno mantenendo le distanze di sicurezza, mantenendo tutti i cani, la mascherina e tutto quanto ci prescrivono, può entrare e ritirare un prodotto, comprare un prodotto e consumarlo all'esterno del locale.
Questo può valere sia per un caffè che per una pasta o per una torta o quant'altro. Ecco, lei ha notato che stamattina diciamo un riscontro positivo dalla clientela, cioè la clientela felice di questa riapertura in qualche modo? Ho visto sicuramente che ogni cliente non vedeva l'ora di tornare alla normalità e ho anche notato una volontà di farlo rispettando le regole, rispettando i canoni e rispettando le prescrizioni, ma la grande volontà di ritornare ad una sorta di normalità e ad una vita più decente. C'è bisogno da parte di tutti? C'è un bisogno da parte di tutti, sia dal punto di vista psicologico, ma soprattutto anche dal punto di vista economico. E torniamo all'emergenza sanitaria, sono 1.100 i nuovi casi trovati in Emilia-Romagna nelle 24 ore antecedenti a ieri, a fronte di oltre 5.700 tamponi. Si tratta del dato più basso in assoluto da quando è cominciata la fase di discesa dell'epidemia. Questi dati aggiornati alle 12 di ieri relativi al contagio in Emilia-Romagna diffusi dal commissario Sergio Venturi. Come sempre partiamo dalle cose negative, con l'unica cosa negativa che abbiamo, ma però pesante, come tutte le volte che raccontiamo dei decessi. Oggi abbiamo 39 nuovi decessi, sono 17 uomini e 22 donne. Come sempre, questo è un dato che commentiamo con la tristezza che merita e con il fatto che i congiunti di queste persone hanno un pensiero da noi e purtroppo con la consapevolezza che questi numeri, seppure in calo progressivo, ce li porteremo dietro ovviamente fino a che l'epidemia non sarà finita del tutto. Adesso però cominciamo con le notizie positive che vi snocciolo in fretta perché sono davvero tante. Abbiamo fatto ieri oltre 5.700 tamponi e abbiamo trovato meno di un positivo ogni 50, che è la situazione ideale per gli epidemiologi, che dicono quando si è in questa situazione siamo in una situazione dove l'epidemia o quello che rimane dell'epidemia è fuori controllo. Abbiamo meno ricoveri, molto meno ricoveri, abbiamo molti meno infetti, abbiamo tanti guariti in più. E abbiamo una differenza tra guariti e casi attivi che è la più alta nel paese, di ogni regione, anche di quelle del nord. E adesso vi do davvero i numeri. Abbiamo eseguito 5.739 tamponi, sono in totale 206.166. Sappiamo che ne dobbiamo fare di più, ma abbiamo detto e lo ribadiamo che entro il 18 di maggio avremo 10.000 tamponi in saccoccia ogni giorno e abbiamo complessivamente oggi trovato su 5.739 tamponi soltanto 100 positivi ed è il dato più basso in assoluto della fase di discesa dell'epidemia. Ieri erano circa 160 e quindi oggi siamo calati di più di un terzo. Bene, sono molto felice di questo dato e di segnare l'avvio della fase 2 con un beneaugurante calo così di rilievo. Il sabato prossimo, il 9 maggio, il commissario Venturi cesserà il suo incarico, una decisione maturata con il consolidarsi del rallentamento del contagio. La scelta è stata condivisa con il presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che lo aveva voluto in quel ruolo il 5 marzo scorso, inizio epidemia, e proprio in diretta ieri lo ha ringraziato. Ma torniamo a Ferrara per parlare di cronaca. Sono due gli incendi registrati nella notte, uno probabilmente doloso, sull'altro si sta ancora indagando. Alle 3 della notte appena trascorsa i vigili del fuoco e i carabinieri sono intervenuti in via Bentivoglio a Ferrara, dove stava andando a fuoco un cassonetto dei rifiuti. Nessun danno a persone, ma i militari indagano sulla possibile causa dell'atto e accertamenti investigativi sono in corso anche a Comacchio, dove alle 2.30 della scorsa
scorsa notte in Corso Mazzini un'auto è andata a fuoco coinvolgendo anche un secondo mezzo parcheggiato lì vicino e anche qui appunto ci sono accertamenti in corso. Torniamo a parlare dell'emergenza coronavirus, come vanno riorganizzate le città per ottimizzare la fase 2 e come comportarsi con il telelavoro e con i trasporti. Lo abbiamo chiesto al professor Gianni Franz, che è docente in politiche per la sostenibilità al Dipartimento di Economia e Management dell'Università di Ferrara. Che cosa la Smart City potrebbe cambiare, ecco, nella vita di tutti i giorni e agevolare queste difficoltà? Lei mi fa una bella domanda, perché io ho lavorato molto sulla Smart City, non per sbrodolarmi addosso, ma le prime iniziative sulla Smart City fatte in Emilia-Romagna con la regione Emilia-Romagna risalgono al 2010-2011, le coordinavo io insieme all'ufficio della qualità urbana della regione, che purtroppo non c'è più, invece ci dovrebbe essere ancora, e trattammo proprio il tema Smart City, città creativa. Perché dico purtroppo? Perché l'Italia ha fatto poco e in ritardo rispetto ad altri paesi europei. Che cosa diceva già alla metà dei, intorno al 2006 il modello Smart City, di investire quanto più possibile sul digitale, di investire sulle reti, di investire sulla banda larga, e oggi lo vediamo, oggi abbiamo il 50% del paese che è in digital divide. Che cosa vuol dire? Che non ha l'accesso alla rete, se non io stesso ho un ponte radio, non ho la banda larga, e quindi i miei mezzi sono limitati. Anzi, io voglio fare un appello proprio ai nostri governanti locali, alla regione Emilia-Romagna, che sta confermando la costruzione delle autostrade, della Cispadana, eccetera, mettendo decine e decine di milioni, se non centinaia, su opere che saranno inutili per il futuro, mentre sarebbe molto meglio utilizzare queste centinaia di milioni per cablare tutte le nostre città, anche le parti che oggi non sono cablate, potenziare proprio questi aspetti che ci permetteranno in futuro di lavorare meglio e lavorare a distanza. Smart City significa organizzare i tempi della città mandando le persone a lavorare in tempi diversi o facendole scegliere il telelavoro. Noi abbiamo questa in Italia questa cosa deviata per cui il telelavoro non si fa o non è stato promosso in passato, se non in minima parte, perché se il lavoratore sta a casa sicuramente non lavora e fa altro. Non è vero, ci sono modi per verificare, per testare il lavoro assolutamente efficaci, e questo se è una scelta e non come oggi una costrizione perché siamo in emergenza, ma se è una scelta e se si può fare magari 3 giorni alla settimana su 5 o 6 lavorativi, allora questo diventa un motivo di qualità della vita, diventa una riduzione delle emissioni in atmosfera, perché meno gente prende i mezzi, meno gente prende la propria automobile. Sport adesso. SPAL, il patron Simone Colombarini ha voluto lanciare un messaggio ai tifosi, sentiamolo. I tifosi sono il nostro patrimonio, la nostra forza, e dobbiamo tener conto che se noi siamo qui è perché c'è sempre stato un grande sostegno verso di noi e verso i colori bianco-azzurri. Oggi è un momento molto difficile. Tanti hanno messo giustamente il calcio in secondo luogo perché hanno avuto problemi personali, sia dal punto di vista della salute che dal punto di vista del lavoro. Ho letto il comunicato emesso dalla Curva Ovest e devo dire che in linea di principio condivido un po' tutti gli aspetti che hanno toccato. So poi che queste persone, molti di loro, si sono anche resi artefici di gesti umanitari di grande sensibilità verso la popolazione più toccata da questa emergenza, e io li ringrazio e devo dire che sono anche orgoglioso di questo loro comportamento. Detto questo, condividendo in pieno, come detto prima, i loro pensieri, i loro giudizi, noi dobbiamo anche cercare di tener conto che siamo a capo di una società professionistica che ha tantissimi dipendenti, e non sono solo calciatori, ma sono persone che hanno un lavoro
tra virgolette normale, con stipendi normali, e la vita loro e delle loro famiglie dipende anche da quello che riescono a percepire in questo ambiente. Quindi, come tutte le società professionistiche, dobbiamo tenere conto anche di questo, e questo credo che sia quello che spinge tutte le società oggi della Lega a dire che se ci saranno le condizioni di piena sicurezza si vuole continuare e portare a termine questo campionato, pur tenendo presente che un campionato a porte chiuse non ha lo stesso valore, un campionato giocato in questo momento sicuramente trascina meno passione di quello che ha fatto fino a poco tempo fa, però siamo in una situazione in cui bisogna convivere con questa emergenza per un periodo non brevissimo, quindi non stiamo parlando solo del termine di questo campionato, ma anche probabilmente di buona parte del prossimo, e quindi di fronte a tutte queste cose dobbiamo cercare di andare avanti, di mettere le nostre energie. Probabilmente la passione sarà un po' ridotta in questa prima fase, però sono convinto che col tempo verrà anche quella. Ripeto, deve essere fatto tutto in piena sicurezza per tutti i dipendenti, per tutti i calciatori, senza pregiudicare minimamente quello che il sistema sanitario nazionale deve offrire a tutti i cittadini italiani e non solo ai calciatori. Bene, con questo è tutto, grazie per l'attenzione e vi do appuntamento alle prossime edizioni del telegiornale di Telestense.